La terza giornata di Serie D è la prima senza derby, le squadre abruzzesi dunque impegnate in 5 match differenti. Il Notaresco ha riavuto finalmente una settimana intera e normale di allenamenti dopo il Tour de Force Campionato Coppa Italia, in parte pagato con il pareggio interno con il Rieti. La squadra di Epifani giocherà al Civitelle contro un Olimpia Agnonese che ha iniziato male il campionato, 2 sconfitte, 7 gol al passivo, 0 segnati. Tanto lavoro da fare per il neotecnico senigallesi, con una rosa costruita tardi e che è ancora un cantiere da modellare. Recuperano gli attaccanti Conè, l'ivoriano ex Bagigalupo colpito duro la scorsa settimana a Campobasso, e il kosovaro Perpe Pai. Tutti a disposizione in casa Notaresco per un match dove la squadra di Epifani può mettere sul piatto superiorità tecnica e maggiore profondità della rosa. Tagliandi in vendita da ieri e acquistabili solo online. Mira al cambio di marcia il Pineto. Dopo la cocente sconfitta con il Notaresco, la squadra di Amaulo ha fatto suo il secondo derby consecutivo a Castelnuovo ed ora vuole mantenere il passo, cercando i 3 punti contro il coriaceo Vasto Girardi. Il Vasto Girardi ha fatto 2 risultati importanti, domenica è stato ripreso al 94esimo, altrimenti sarebbe primo in classifica, una squadra molto ostica che è da affrontare con l'interpretazione giusta della partita. Stiamo lavorando per questo, mi auguro che la squadra si faccia trovare pronta per affrontare una partita importante. E al di là di qualche problematica quanto riguarda gli infortuni, la squadra sicuramente sta facendo abbastanza bene per quanto riguarda lo sviluppo del gioco, quindi abbiamo un'identità come squadra. È chiaro, non ancora siamo alla ricerca di quell'equilibrio, quella solidità che occorre in un campionato così equilibrato come la Serie D. Beffato nel finale proprio dal Pineto, il Castelnuovo cerca di nuovo gloria su un campo laziale, stavolta il Quinto Ricci di Aprilia. Entrambe le squadre si sono rinforzate in settimana. Il Castelnuovo ha tesserato il terzino destro Alessandro Olivi, under classe 2002, proveniente dal Teramo. L'Aprilia ha inserito nell'organico il 24enne attaccante Giuseppe De Marco, squadra pontina che da 2 settimane è allenata dall'ex difensore di Celano, Val di Sangro e Chieti, Giorgio Galluzzo, reduce da 4 stagioni nel settore giovanile del Frosinone. Gara già dedicata per il Giulianova che al Fadini ospita la recanatese del Giuliese Federico Giampaolo. In settimana il giudice sportivo non ha omologato il pareggio di Vasto, c'è il rischio di uno 0-3 a tavolino per la posizione irregolare di Balducci che rimanderebbe a 0 la squadra di Federico Del Grosso. Un motivo in più domani per cercare punti contro un avversario ambizioso, mancherà anche lo squalificato Danna. Recanatese con un giocatore in più, il centrocampista gambiano Francis Gomez, tesserato in settimana. Novità anche nella Vastese che, mentre attende notizie positive dal giudice sportivo, ha tesserato l'attaccante ex Cerignola Antonio Martignello e prepara la difficile trasferta di domani sul campo del Fiuggi. Il neocentravanti dovrebbe partire dalla panchina, mancherà ancora lo squalificato Sorgente. Beh, la squadra sta molto carica, stiamo bene, ci siamo allenati molto bene. Domenica abbiamo fatto una buona gara, domenica scorsa, quindi siamo carichi e spero proprio una partita, certo non facile, ma spero proprio che la squadra faccia una grande partita. Il campionato è complicato, si può battere e perdere con chiunque, quindi bisogna sempre stare soprattutto di testa, stare molto sulla partita.